Allora, ciao ragazzi, questo video si intitola Italia addio. In realtà ho già dato l'addio perché praticamente mi trovo da parte al fiume Reno in Germania. Anzi, vi dico, dalla parte di qua sono nella Renania-Palatinato, di là sono nell'Assia. Allora, non è un video scherzoso, non è un video della saga prendo, vado, lascio l'Italia, vado via, poi torno, eccetera, eccetera. Italia addio, ragazzi, veramente Italia addio, perché ormai lo reputo un paese che non ha più futuro, un paese in cui ormai il costo della vita ha raggiunto dei livelli che sono allucinanti. Vi anticipo di già che domani vi metterò il video sui prezzi dei supermercati in Germania, che ho fatto questa mattina andando a fare la spesa, e sarà un video sconvolgente. Domani vi metto anche questo video, perché è assurdo, è assurdo. Ho visto dei prezzi, ragazzi, ma io sto parlando di prodotti di igiene alimentari, frutta, verdura, igiene alimentari. Domani ve lo metto, domani ve lo metto, poi giudicherete voi, forse magari capirete perché tanta gente se ne sta andando via. Allora, la situazione da noi dal punto di vista economico, nonostante in televisione vi raccontano che va tutto bene, come va tutto bene, come va tutto, specie nel mio settore. Guarda, nel mio settore va veramente nella meccanica, nell'automation technology, nell'automazione, nella meccanica, va molto bene, va molto bene. Ditte che chiudono. Ditte mobilità, cassa integrazioni, cavolo se va bene, cavolo se va bene. A Torino quanta gente hanno lasciato a casa nel campo diciamo, dell'automobilistico? Vabbè, non va bene assolutamente, ragazzi, ve lo dico, non va per niente bene. E quindi bisogna darsi una mossa e cercare di poter girare e andare dove comunque, al di là di tutto, offrono lavoro, ti offrono opportunità, magari non guardano neanche in faccia all'età che c'hai. E bene o male devo dire che la Germania, per esempio, è un paese che a me piace. Piace perché se hai voglia di lavorare trovi. Non è come da noi che arrivati sopra i 40, 45 anni, 50, ti devi umiliare. In Germania comunque c'è un salario minimo, che sembra che adesso la nuova proposta del governo sia il minimo di 15 euro all'ora. E quindi anche se non sai fare niente, un lavoro lo trovi. Ok, è sicuramente più pagato che in Italia. L'unico problema è dove stare, dove poter stare, ma per il resto, per il lavoro, non è un problema. Come ho detto in un video di ieri, l'opzione migliore è quando uno se ne va, secondo me, rimane sempre la Svizzera, da questo punto di vista. Però la Germania è comunque un polo attrattivo. Qui, per uno che se ne va, ce ne sono tre che arrivano. Dalla Germania non va via nessuno, ragazzi. Dalla Germania non va via nessuno per cercare un lavoro o un salario migliore. E dove va a cercare un salario migliore dalla Germania? Va in Francia? Non credo. Va in Spagna? Non credo. Dove vai? Vai in Olanda? Non credo. Vai nell'Est Europa? Vai in Polonia? Qui è pieno di polacchi, romeni, tutta gente che arriva. La Germania è comunque il posto dove comunque i salari raffrontati al costo della vita è il posto migliore. Se qualcuno va, magari va in Svizzera tedesca. Ok? Tanti fanno i frontalieri, come succede dall'Italia, che lo fanno dall'Italia al Ticino, qui lo fanno dalla Germania ad andare in Svizzera tedesca. Tanto è vero che il mio amico e ex e quello che con me qui è stato coinquilino si è posizionato a
praticamente a 10 metri dalla Svizzera per poter andare lì a vivere. Poi non sta lavorando in Svizzera perché ha trovato una buona azienda qui in Germania, è ben pagato, c'è un buon lavoro, quindi mi ha detto vabbè, per il momento rimango qui, un paio d'anni che lavora lì, ma lui è proprio sul confine, però ha trovato una buona azienda, non gli rompono le scatole, eccetera eccetera. E la situazione da noi, ragazzi, che cosa vi devo dire? Qui dalla Germania vanno via magari qualcuno per cercare magari qualche opportunità di specializzazione, magari qualcuno che va in pensione. Dove io abitavo prima, l'appartamento era di una coppia di marito e moglie serbi che hanno finito di lavorare, sono andati in pensione, sono tornati al loro paese, quindi ufficialmente lasciano la Germania. Da qui se ne vanno via i pensionati, magari perché vanno alle Canarie, vanno a Palma di Mallorca, vanno, diciamo, in un posto dove la vita magari, non dico che costa di meno rispetto a qui, ma che comunque è sicuramente magari un clima migliore. Ma la Germania non va via nessuno, ragazzi. La Germania arriva la gente. La Germania arriva la gente, e per questo, e qui c'è veramente un problema abitativo. Perché arrivando un mare di gente, no, non si sa dove. Cioè, qui la popolazione non è diminuita, cioè. Qui, se andate in giro, è pieno di stranieri che sono qui, che comunque cercano un'opportunità di vita migliore, ed è pieno zeppo anche di italiani. Cosa sono? 1 milione qua. Non mi pare che vivano e lavorano in Italia 1 milione di tedeschi. Così come non mi pare che vivano in Italia 300.000 italiani, che sono quelli che vivono in Spagna. In Spagna perché comunque c'è una qualità della vita lavoro migliore. Qui, bene o male, devo dire che con questo discorso del salario minimo, cosa che non esiste in Italia, perché oggi trovi paghe anche, c'è gente che ha 50 anni, 55, nei lavori di servizi prende 5, 6, 7 euro all'ora, che è vergognoso. Qui almeno adesso una paga minima ce l'hai, la vogliono portare a 15, ma già a 15 diciamo già più o meno ci arrivi, perché comunque c'è fame di manodopera. E questa qui è la situazione. Anche se devo dire che oggi reputo la nuova Germania, la reputo la Spagna. Secondo me la Spagna è il futuro dell'Europa. È la nuova Germania, perché io sono, ogni volta che vado in Spagna sono comunque impressionato. C'è da dire che la Spagna ha dei salari più o meno similare all'Italia, anche se a livello, diciamo, di statistiche ci ha un po' superato. Però comunque il costo della vita comunque è minore. Niente, domani vi metto il video sui prezzi. È un video che vi farà capire tante cose. E sono l'unico che va in giro e vi fa vedere comunque queste cose qua. Poi per quanto riguarda il discorso, anzi vi dico ancora di più, siccome io da anni sto aiutando in una situazione di là, poverini che sono ancora là, sperando che finisce tutto quel casino che c'è da anni, anzi vi dico che, perché io non faccio mai mancare, mia mamma mi ha sempre insegnato di essere altruista e generoso, ed è sempre quello che ho fatto. Anzi, vi dico che mandare un po' di aiuti, un po' di vestiti, un po' di cibo, un po' di roba, qualche giocattolo così, mi costa di meno spedirlo da qua che non da noi, che i prezzi da noi ormai sono diventati anche folli su quello. Vi mando un abbraccio, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.